ragazzi, Pierone, bentornati in questo nuovo episodio del Corner. Anche questa settimana andremo ad analizzare il Team of the Week, quindi non perdiamo tempo perché abbiamo un bel po' di giocatori da andare a vedere subito dopo la sigla. Siamo pronti quindi a incominciare anche oggi. Come sempre andremo a vedere 4 dei giocatori che più mi hanno colpito. 3 di questi hanno 90 di overall e partirei con il primo, che secondo me è anche il top player della settimana. Abbiamo la versione 90, il secondo if attaccante per Heung-min Son. Son che ha fatto doppietta nel 3-2 del Tottenham fuori casa contro la Aston Villa. Tra l'altro l'ultimo gol l'ha fatto al 94esimo, ha quindi portato a casa da solo i 3 punti del Tottenham di questo fine settimana. If meritato. Purtroppo, se non ho capito male, dovrebbe essersi anche infortunato il braccio, potrebbe rischiare di non giocare più da qua a fine stagione. Quindi questo potrebbe essere uno dei suoi ultimi if che va oltre la sua versione UCL Live. Questo è 90, l'UCL Live è 89, anche se il Tottenham giocherà stasera in Champions League, quindi potrebbe, in caso di vittoria, prendere anche in quella versione lì 90 di overall e potrebbe essere l'unica carta che si andrà a potenziare da qua a fine anno, perché poi, se sono effettivamente infortunato, potrebbe non ricevere più altri upgrade di prestazioni in campo. Questa è una versione incredibile perché ha 91 di velocità, 91 di tiro, che è un più 3 rispetto alla sua miglior versione precedente. Son, che ho provato molto inizio anno, era uno dei migliori giocatori. 5 di piede debole, che è essenziale. L'ho giocato molto come attaccante, anche se può giocare tranquillamente come centrocampista offensivo, all'occorrenza anche in fascia, ma lo vedo meglio al centro proprio perché ha 5 di piede debole. Quindi sicuramente top player della settimana. Costerà un pochino perché ovviamente, essendo così completo, così forte, il costo deve essere proporzionato. Dalla Premier League ci spostiamo in Serie A. Abbiamo anche qua un secondo if che cambia ruolo. Abbiamo Paulino Dybala, 90 anche lui, versione ala sinistra. Dybala che ha fatto un bellissimo gol su punizione lo scorso weekend, ha fatto un'ottima performance complessivamente, quindi secondo me un if meritato per lui. È un giocatore che in game non si è visto tantissimo perché purtroppo il suo fisico, il suo 3 di piede debole, la sua velocità, che è buona in accelerazione ma non nell'allungo, non gli hanno permesso di mostrarsi moltissimo nelle formazioni di quest'anno. Questo cambio modulo permette di incastrarlo anche, secondo me, meglio in alcune formazioni, perché comunque ali sinistre così forti, oltre a Ronaldo, if per chi dovesse avere una Serie A, non ce ne sono tantissime. C'è Insigne, ma le alternative non sono molte, anche se devo dirvi che come esterno secondo me non lavora benissimo perché appunto la velocità, il fisico, l'allungo gli mancano. Tuttavia, come centrocampista offensivo, secondo me, o come anche prima punta, dato che comunque ha un buon tiro, un buon mancino, gli si addice un po' di più. Al contrario di Son, non costerà tantissimo la sua versione UCL Live, perché anche Dybala ha una versione UCL Live, costa 700.000 crediti, poco più. Quindi questa versione qua, che non verrà upgradata, secondo me ballerà sui 300-400.000 crediti. Abbiamo fatto Premier League, Serie A e ora ci spostiamo in Germania. In Germania per vedere un portiere, ovvero Manuel Neuer, in versione 90, secondo if anche per lui. Bayern Monaco che ha vinto anche questo weekend fuori casa 4-1. Un Neuer che secondo me è uno dei migliori portieri di quest'anno, al di fuori di Ter Stegen, che secondo me distacca tutti quanti di un bel po'. Neuer è una buona alternativa assieme a Oblak, a De Gea, Alisson non mi sento di mettere, boh, Alisson è un po' particolare quest'anno, non saprei collocarlo bene, però diciamo che Neuer, soprattutto in questa versione qua, per chi non avesse fatto il flashback, attenzione perché è uscito un flashback 92 di Neuer, chi non se lo fosse fatto può comunque rimediare con questa versione che è la migliore di Neuer e quindi è un buon rimedio per chi avesse perso l'occasione di farsi quel Neuer lì. L'ultimo giocatore che andiamo a vedere è della Premier, torniamo in Premier, ve lo faccio vedere perché era ed è Once to Watch. Tra l'altro ci sono state anche le SBC in sti giorni dei Once to Watch. Questo giocatore prende il secondo if, stiamo parlando di Nicolas Pepe, 2 gol e un assist per lui in questo fine settimana. Secondo if per lui, versione 86. Pepe che abbiamo visto anche in passato in altri episodi, vi avevo detto che secondo me era un buon esterno, tuttavia in questa fase del gioco a febbraio non penso si possa meritare un ruolo da titolare così con certezza. Secondo me è un ottimo super sub, è un ottimo giocatore che dalla panchina può fare male perché è molto veloce, perché ha un buon tiro, tanta agilità,
quindi può spaccare la partita quando gli avversari sono un po' più stanchi. Farlo partire dall'inizio fino alla fine, non avendo lui un peso specifico così elevato rispetto a tanti altri giocatori esterni, probabilmente non brillerebbe come invece potrebbe fare in caso di entrata a partita già in corso. Visti questi quattro giocatori, come sempre andiamo a vedere anche il resto del Team of the Week con i titolari e le riserve. Tra i titolari abbiamo visto Neuer in porta, in difesa abbiamo Klostermann, Maguire e Glick, in centrocampo abbiamo Moreno, Milinkovic-Savic, grandissima partita per lui questo fine settimana, Bergius e Partey, e davanti abbiamo visto Dybala, Pepe e Son. Qui vedete in questo momento anche le riserve, la panchina, tutti gli altri giocatori non tra i titolari. Secondo me questo Team of the Week ha un attacco importante, i tre davanti sono sicuramente delle ottime scelte, così come il portiere. Come sempre fatemi sapere nei commenti il vostro preferito, cosa ne pensate un po' di questo Team of the Week. Io vi rinnovo l'appuntamento sempre qui ogni mercoledì alle ore 16 con il corner. Per oggi è tutto ragazzi, io vi saluto, alla prossima, Darone tutto bello.